diciamo che forse questo è il risultato anche e soprattutto dell'aumento del livello tecnico degli allenatori, perché su questo c'è. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti Mi scelti. raccomando di non svelare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo, ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Nicola, eccoci qua, con questa voglia di ripartire, di tornare a correre col settore giovanile per i 3 punti. Sì, diciamo che la voglia è tanta perché si sente anche da parte dei ragazzi, degli allenatori, diciamo questa sosta un pochino forzata che c'è stata, che se ne parlava, che ci poteva essere, però tutti speravano che non ci fosse. In realtà c'è stata, però grazie all'organizzazione della federazione che ha fatto partire i campionati presto, che ha fatto partire i campionati con le squadre ridotte, ci permette dopo questa piccola sosta di ripartire e di poter concludere la stagione comunque. Quindi c'è molta voglia. Questo periodo come vi siete organizzati? Noi la linea della società è sempre stata quella dall'inizio della pandemia, sempre molto prudente, magari a discapito degli interessi economici della società, ma sempre nell'interesse della salute dei ragazzi, dei tesserati, delle famiglie, delle attività che c'è intorno alla società, quindi molto prudente. Però dopo un primo momento di stop totale abbiamo iniziato, che poi non stop non è mai stato, perché in realtà con tutto il nostro staff, allenatori, preparatori e via di seguito, abbiamo sempre dato un lavoro individuale a casa ai ragazzi. Poi progressivamente, già 3 settimane che siamo partiti con prima un allenamento a settimana, poi due e poi dalla prossima inizieremo al regime per preparare la ripartenza dei campionati. Anche perché se pensiamo alle squadre del settore giovanile, soprattutto alle due formazioni juniores, ci metterei dentro anche gli allievi, queste sono squadre che devono arrivare con la condizione fisica piena, no? Sì, diciamo, tutta l'agonistica, partendo dai giovanissimi in poi, ha in modo percentuale, con una percentuale crescente, una valenza atletica, che lo stop ha chiaramente condizionato. Però, come ho detto, proprio per intervenire, l'aspetto condizionale è stato quello più seguito e curato, perché comunque poteva essere fatto singolarmente da casa, e quindi tutto il nostro staff guidato, staff di preparatori guidato dal professor Maurizio Pecorari, ha fatto un ottimo lavoro dando lavori singoli, lavori di squadra a tutte le categorie, coordinandosi con gli allenatori. Quindi questo è stato quello che abbiamo curato maggiormente, proprio per riarrivare a una ripartenza con i 3 allenamenti a settimana con i ragazzi che sono in condizione, anche se diciamo che i vari contagi, i vari casi positivi che hanno un po' diciamo interrotto questo lavoro, perché comunque l'epidemia è stata importante e tanti casi come asintomatici, però che obbligavano a Certo. fermarsi. Per quanto riguarda gli allievi, dove avete fatto l'accordo con Sì, la Tuscan, e no, sicuramente per loro, siamo per mister Mattesini e il suo gruppo, è da considerarsi l'anno zero. Sì, è l'anno zero, però noi siamo molto contenti perché tanto nello sport, nel calcio, è sempre il punto di partenza che conta e gli obiettivi che ci siamo prefissi. Con quel gruppo sapevamo che eravamo all'anno zero e i risultati sono stati non solo risultati sul campo, ma quelli maggiormente importanti, il fatto che tutto il gruppo, compreso i genitori, hanno fatto squadra, hanno fatto gruppo, sono partiti in 17, 18 e in questo momento sono 22, 23, quindi questo è un dato oggettivo molto importante e tutto lo staff, sì, tutto il gruppo squadra, sia i ragazzi di Monte San Savino che vanno alla Tuscan, sia i ragazzi della Tuscan hanno apprezzato comunque l'organizzazione che c'è dietro, quindi
quindi la presenza dei pecorari come certo. preparatore, la presenza del preparatore dei portieri Gianmarco Sansonetti. Quindi diciamo che quello che ci eravamo prefissati di portare in fondo un'annata in modo positivo la stiamo raggiungendo come obiettivo. Sicuramente per voi è importante proprio per rinfrancare la vostra crescita, la vostra voglia di crescita, conquistare un titolo regionale. Qui ci siete in corsa con le due formazioni juniores e quella ai giovanissimi di Mister Viviani. Sì, diciamo che per noi era il secondo anno zero, no? Perché dopo il primo anno tutti fermi, si riparte, diciamo che siamo stati una di quelle società che non avendo uno storico dietro importante di settore giovanile abbiamo dovuto rifare una nuova ripartenza e quindi sinceramente non ce l'aspettavamo di poter essere competitivi in tre categorie importanti, come diciamo che l'unica nella quale veramente pensavamo un pochino più in grande era l'Under 18, perché comunque era un gruppo storico di Monte San Savino da tanto tempo insieme con un mister importante e quindi però abbiamo accolto bene la cosa positiva di essere in bazzica, come si dice, in tre categorie. Poi sappiamo che ce la lottiamo con tante altre squadre anche più attrezzate di noi, però sia i giovanissimi che sono nelle prime posizioni, sia la juniores, che diciamo di queste tre squadre era quella che è stata più la sorpresa, però anche lì hanno fatto un gruppo. Diciamo che forse questo è il risultato anche e soprattutto dell'aumento del livello tecnico degli allenatori, perché su questo non è indubbio che da quando siamo partiti ad oggi siamo arrivati a tutti i tecnici qualificati rispetto a prima che ce n'era soltanto un 20%, quindi la qualità dello staff tecnico ha dato qualità anche alle squadre. Immagino che la Sansovino si voglia creare anche un suo stile. Un suo stile. Sì, senza dubbio, quello ci stiamo lavorando per arrivare a questa cosa qui, dobbiamo fare alcuni altri ritocchi, però la strada è giusta, anche se non altro per il numero di tecnici qualificati con patentino B e C, che penso che non ci sono tante squadre organizzate in questo modo. Grazie Nicola, buon lavoro. Grazie infinite a voi.